Giornata di competizione al bociodromo comunale questa domenica per il subbuteo, un gioco da bambini? Neanche per idea, vista la serietà che chi gareggia applica a questo gioco, come ci spiegano gli organizzatori del torneo Stradivari. Oggi è il quinto trofeo Stradivari, un trofeo che portiamo avanti ormai da 5 anni, che è un trofeo regionale, quindi una cosa abbastanza contenuta, che però comunque porta sempre 20-30 ragazzi appassionati dei locali a giocare. Quest'oggi abbiamo anche una rappresentanza toscana da Livorno, un veronese e un torinese, quindi abbiamo ampliato un po' sul regionale, è diventato un po' interregionale. Andiamo in giro per tutta Italia, quindi soprattutto nord Italia e tante volte, 2 o 3 volte all'anno nella Assemblea del Tronto, che è la sede federale, diciamo, dei tornei più importanti. Ecco. È un'attività non solo per i ragazzi, anche per gli adulti, che però crea moltissima aggregazione. Nonostante sia un gioco che viene visto come un gioco individuale, in verità è molto sviluppata l'attività a squadre. Noi abbiamo visto, ci siamo accorti soprattutto con i ragazzi under 15, under 12, che quando andiamo a fare i campionati giovanili si crea proprio una sinergia tra di loro, quindi chi perde viene sostenuto, come chi, quando c'è la vittoria invece è una grande festa, quindi crea veramente sinergia e soprattutto insegna ai ragazzi il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, che secondo me oggi sono cose molto importanti che altri sport purtroppo non danno più.